pace nell'animo di Antonio Ligabue quando s'aprì alla pittura un giorno, così, quasi per gioco. E pace c'era e sereno e bellezza anche nelle cose che vedeva e tutte voleva gioiose. E fiducia c'era là fuori e, chissà, affetto. Sì, per via del chiaro orizzonte, del fermo verde dei prati, di un volo fidente, di un tremulo canto di flauto, tenero d'amicizia. Bello il lavoro, così facile d'aperto e così confortato di luce, tra fiori decisi e alberi vivi e belli animali senz'ombra, e là sempre il villaggio pulito e sicuro. Quanto bello l'alto colore di giovani volti nei giorni del riposo e che promessa festosa il partire, partire, magari nel brivido misterioso della notte. Così la lotta è come un gioco, e poi solo di chi lo vuole, e gioco è l'inseguimento, così per vedere chi dura di più.
se la caccia si fa più folta d'ardore e di pericolo, è perché così vuole la natura, la quale anche talvolta sembra tradire il sereno, ma tanto e per poco. E così, nella sua fiduciosa solitudine, Antonio Ligabue, pittore povero, poté convintamente sognare ingenua ricchezza e candida gloria e durevole vittoria nel mondo. Ma ecco il sospetto. Un giorno, improvviso, un'ansia raggelante, un timore saporato d'ignoto ed incerto. Ecco il dubbio mortificante. Ecco l'insidia. E tutto di dentro, qui dentro, chissà perché. Invece di fuori, chissà perché tutto è più sempre sereno e dolce e bello e par sicuro. Ed ecco l'insidia farsi più grande. Ed ecco là la morte. Ma perché? Perché? E che tristezza e che male qui dentro. E ancora insidia ed ansia, insidia e morte. Ma per i più piccoli, per i più teneri e bisognosi, per i più indifesi, perché? Perché tanto ingiusto male? Ed ecco l'urlo trionfante e terrifico del forte, che coglie sicuro, del forte che uccide. Insidia e morte, dunque. Insidia e morte, prigione e morte. E allora ai poveri, agli inermi, agli sprovveduti non rimane che fuggire, fuggire. E così nella sua solitudine ora fatta ansiosa e tormentata, Antonio Ligabue, pittore povero, si ripeté con immobile assillo, perché? Perché del male, dell'ingiusto, dell'odio, della paura, perché della morte brutta. Ma ecco nei giorni più ansia, più disinganno, più ferocia e sempre morte. La caccia si è fatta spietata. La minaccia di laga cupa e tutto intride, qualcuno scampa fuggendo.
fuggire, allora, fuggire disperatamente. Ora che anche la natura si è rivelata cattiva e il temporale non passa. Fuggire dunque, fuggire. Ma dove? Come? Se tutto e tutti sono persi. Fuggire e soccombere. Ecco l'immancabile perenne destino. Ma ecco una luce, sì, una luce, la giustizia, i piccoli che uccidono il tiranno, la riscossa degli infimi, una ragione alla vita. No, 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 anche i piccoli sono grandi, si fanno grandi nella ferocia e nell'odio. Tutto è morte, distruzione reciproca, violenza e morte, urlo e silenzio, odio e disfacimento. Soccombere. Ecco il destino di tutti. Soccombere vittime. I cattivi, tutti. Anche i buoni. Anche il più buono in mezzo ai cattivi. E così, nella sua solitudine, ora fatta disperata e senza tempo, Antonio Ligabue, pittore povero, cominciò a morire.